Allora, siamo con Paolo Caputo, un ospite d'eccezione, un ospite d'onore per questa serata sportiva. Lui è un avolese, un ex atleta delle Fiamme Gialle e magari molti avolesi non lo conoscono, soprattutto i giovani, ma si presenterà lui stesso. Paolo, il tuo trascorso, anche se sommariamente, quella che è stata la tua vita da atleta. Sappiamo che hai sfiorato per ben due volte le Olimpiadi, una volta perché eri molto giovane, nell'80 nelle Olimpiadi di Mosca perché quel maledetto boicottaggio non ti ha permesso a tutti voi del gruppo delle Forze Armate di partecipare alle Olimpiadi. Presentati tu agli avolesi, soprattutto ai ragazzi, ai giovani che si vogliono cimentare in questo sport, lasciando anche un messaggio per questi giovani. Vai Paolo. Io sono nato ad Aula, sono partito in finanza nel 63, ho iniziato a correre nelle Fiamme Gialle fine 64-65, facendo delle selezioni, da lì sono stato scelto dal gruppo sportivo e dopo due anni e mezzo già mi ero messo in mostra. E dalle selezioni che avevamo effettuato avevo vinto la maratona ad Atene e dovevo andare all'Olimpiadi. Mi hanno detto che andavo all'Olimpiadi, invece poi l'ultimo momento mi hanno detto che ero troppo giovane, dico hai tempo. Insomma, hai assaporato quella che è stata l'atletica leggera a livelli alti, ecco. Sì, ho iniziato già da senior, ovviamente. Io la prima parte, quella che fanno da ragazzo a junior, non l'ho potuto fare perché ancora non correvo, ho iniziato a 20 anni e mezzo, non correvo, ho iniziato direttamente da senior, cioè mi sono messo in competizione con i forti, ecco, bravo. Quel maledetto impedimento delle Olimpiadi di Mosca e quello lì, tutti voi delle Forze Armate non avete era avuto. Quasi, diciamo, era l'ultima spiaggia per me, perché io già cominciavo ad avere 36 anni, 37 anni, non è ogni, per un video sono ogni 4 anni, certo. Ne salto una, aspetto 8 anni. E lì avevo vinto pure la selezione e dovevo andare alle Olimpiadi, invece non è che mi dispiace. La decisione del governo, ecco, che... Per... Sì, e parte che... qualcuno furbo... Che... C'è stato, non voglio fare nomi, qualcuno che sia meglio, diciamo Mennea, facciamo un grande. Lui era nelle Fiamme Azzurre e lui si è messo in aspettativa per andare a fare. Si è messo a così, si è quasi sciolto dal corpo appartenente, sì, per andare a fare. Allora e poi è rientrato, invece non ho potuto fare. Io e neanche gli altri, sono tantissimi. Dopo ho iniziato sempre, ho continuato ancora a correre. Facendo tutte le gare fino a 41 anni in corso, si può dire, no? Un messaggio a questi giovani, che tu stai incontrando stasera, ai giovani avolesi che praticano lo sport. Ai giovani, giovanissimi. Giovani, insomma, ecco. Visto che tu sei un esperto dell'atletica leggera. Ti ringrazio, io però di giovani non è che sono tanto esperto, di ragazzini, li sto guardando con ammirazione perché vedono, mazza che belli. Un messaggio che tu vuoi lasciare. Che bei ragazzi, questi, vabbè, loro hanno qua dei buoni preparatori, questi devono divertire, poi possono fare atletica, possono fare un altro tipo di disciplina, però mi ha meravigliato tantissimo vedere tanti ragazzini impegnati, ma l'ho visto anche ieri a campo sportivo, sono rimasto, facevano le staffette con i giocatori. Soddisfatto? Sì, ancora non ho visto quelli più grandi. Quindi poi consigli. I giovanissimi, diciamo che potrebbero essere un buon futuro per sì, ce ne sono. Ho visto parecchi ragazzini veramente bravi. Se okay. Seguiti possono andare ben avanti, diciamo, e dare tante soddisfazioni sia a loro che anche alla nostra Aula Italia. Grazie Paolo, grazie. Grazie per il tuo contributo. E tu stai parlando per i lettori di Aula Blog. Grazie.